tema che mi è stato dato è quello di, relativo al traffico internazionale di cocaina, in particolare il rapporto dell'Ndrangheta con le altre mafie, in particolare quelle messicane, colombiane e sudamericane in genere, e qual è questo legame, quali sono i motivi, le causali e lo stato dell'arte, cioè che appunto è il contrasto al narcotraffico e quali sono i rapporti tra l'Italia e i paesi sudamericani dal punto di vista normativo al fine dello scambio di dati e al fine di capire se dal punto di vista normativo si possono fare delle modifiche per rendere ancora più proficua questa buona collaborazione che già c'è soprattutto con i colombiani. Allora, noi oggi parleremo di 'Ndrangheta e narcotraffico internazionale, che sono, diciamo, due argomenti apparentemente non vicini, perché generalmente la 'Ndrangheta si associa a un profilo molto tradizionale, ma sappiamo che da 20 anni a questa parte invece gli inquirenti hanno trovato esponenti e gruppi di 'Ndrangheta ad altissimo livello nella gerarchia internazionale del traffico di stupefacenti. Dunque proveremo con il nostro interlocutore a chiarire questa commistione di aspetti tradizionali, come solitamente viene considerato la 'Ndrangheta, che si basa su gruppi familiari ristretti con forte controllo territoriale, e poi invece questa dimensione internazionale dei traffici di stupefacenti con l'America e l'America Latina. Ci sono stati specialisti, perfino protagonisti di quello che è stata le vicissitudini dei mafia, Camorra, 'Ndrangheta. Il mio è un contributo, quello di che cosa può pensare un antropologo che conosce America Latina e in particolare Messico, che può pensare di queste cose. Quindi sono riflessioni di un antropologo sopra temi che normalmente toccano alla criminologia e alla magistratura affrontare e interpretare. Un qualche parallelismo tra la drammatica situazione del narcotraffico in Messico oggi e questa caratteristica che le strutture familiari antiche, arcaiche, costituiscono come un modello, però che queste un modello per la criminalità organizzata, perché anche in Messico si tratta la famiglia michoacana, il cartel de Sonora, eccetera. Cioè, come dire, una molecola fondamentale, elementare del sociale, che si è formata nelle società tradizionali, premoderne, e che poi però attualmente si è riciclata e ha capacità di ricontestualizzarsi, di organizzare in quello che è il mondo monopolare globalizzato di oggi, per cui la data della caduta dell'Unione Sovietica è una data fondamentale, perché cessa il bipolarismo, comincia un monopolarismo, una globalizzazione, si incrementa l'abilità delle frontiere nazionali, che permette allora ai flussi finanziari di muoversi con molto maggiore libertà, e questo naturalmente offre ai profitti illeciti uno spazio che una volta non c'era.